Bentornati in studio, ricchissimo l'appuntamento oggi targato Archeo Club, il club archeologico, il professore Pecoraro. Insieme a lui ascolteremo e parleremo con Vincenzo Romano, giovane maestro di Tuammor che recupera e porta in sé una tradizione antichissima che abbiamo scoperto millenaria del nostro territorio. Intanto lei ha portato un giovane amico. Sì, l'ho portato perché è stato, diciamo, il protagonista di una manifestazione veramente spontanea che si è svolta tra sabato e domenica scorsa, nonostante il cattivo tempo, in due quartieri nocerini molto periferici e degradati, che tuttavia sono storicamente quelli più importanti. È proprio la perdita della memoria che causa questi effetti. E qui lui si è esibito con alcune canzoni, con la tammurra, però su un versante alto, colto, questa tradizione che invece noi conoscevamo in una versione più popolareggiante. Quindi con lui torna a essere protagonista, e soprattutto nel periodo di Natale, Sant'Alfonso Maria de Liguori, maestro di morale, e che attraverso appunto le pastorali ha cercato di avvicinare il popolo alla morale cristiana, in effetti. Poi l'ascolteremo anche, certo. Insomma, in Quando nascete, che è il brano più conosciuto di Sant'Alfonso de Liguori. Pezzo forte di Vincenzo. Redentoristi che ancora tengono vivo questa cultura. Ma ci sono tante cose, no, in itino, a parte la mostra che andrà a visitare. Sì, poi abbiamo, ripeto, a Nocera da domani 15 fino al 21, tutta una serie di manifestazioni nell'ambito di Campania Eco Festival, ma di questo vogliamo parlare adesso, parleremo dopo. Allora, intanto facciamo presentare il giovanissimo, no? Come nasce questa passione per la musica popolare? Vabbè, io sono Vincenzo Romano, vengo da Pagani, quindi a Pagani questa è una realtà fortissima, diciamo, come tutta la Cronocino Sarnese. È nata, diciamo, con la passione, diciamo, osservando la Madonna delle Galline, per esempio, viene in primavera, quindi ero attratto da questo movimento che tutta in quei giorni era così magico, diciamo, certo. Un po' cambiava le persone, il modo di fare, il modo di stare insieme. Poi l'incontro con Francesco Tiano, che era uno, diciamo, che è stato uno delle colonne portanti della tradizione. Quindi con lui ho fatto un cammino di un'esperienza, diciamo, musicale, non solo, anche artistica, perché lui era un attore, era un musicista, era un cantore. E poi piano piano ho coltivato, diciamo, questa passione e l'ho portata avanti, diciamo, ricercando soprattutto, diciamo, il senso della tradizione, perché un popolo, io chiamo tribù, per dare un'idea, diciamo, perché è legata a questi, diciamo, rituali. Per fortuna non ha detto clan, professore. No, potrebbe... Quindi con questo, con aiuto, diciamo, di ricercatori, uno di questi ricercatori, Gerardo Sinature, dove abbiamo fatto un progetto insieme chiamato Mamma e Dio, che è un progetto, diciamo, sulla Grande Madre, su un po' tutto quello che è la... non solo un discorso contadino, ma un discorso, diciamo, arcaico, spirituale, del canto sul tamburo. Che è antichissimo, professore, no? Qual è l'origine della... Ma intanto i militari, diciamo, le legioni romane si muovevano al suono del tamburo, che poi viene ingentilito con i cimbali che vengono messi, e quindi come se si congiungesse alla forza di Dio Marte e la bellezza di Venere. La citazione storica del professore, e poi diamo il là al nostro amico, a Vincenzo Romano. No, questa qui di Quando nascette Nin è una pastorale che ha percorso tutto il Settecento, perlomeno viene adesso a dare il là a questa riscoperta dell'antico, proprio nel profondo della nostra cultura, che si è voluta svilire dandogli una versione esclusivamente, diciamo, delle tammurriate notturne, ma qui invece abbiamo questa versione culta che a me piace effettivamente mettere in evidenza, perché veramente fa giustizia di quella che è la tradizione più profonda del nostro popolo. Noi l'ascoltiamo, questa è la versione fatta anche con la chitarra, però il maestro
Vincenzo, sempre Vincenzo Romano, ma Vincenzo Romano adesso ce ne offrirà una versione live fatta solo col tamburo, ancora più complicato quindi farla, no? In effetti sì, perché è solo tamburo e voce, quindi è l'essenza, diciamo, del canto. Ma noi andiamo all'essenziale. Allora l'ascoltiamo, allora... Vincenzo Romano, Quando nascette l'inno. Quando nascette una Betlemma, era notte paria a mezzogiorno, era notte pareva a mezzogiorno, ma è stella lustre bella, se vedette la così. Giacci un lucente, dietta chiamali maci dall'Oriente. Dietta chiamali maci dall'Oriente, ma è stella lustre bella, se vedette la così, se vedette la così. Grazie, grazie al maestro Vincenzo Romano, in bocca al lupo, insomma, poi se lo scelto come professione questo fa bene, insomma, persistere e insistere sulle passioni, vero professore? Certo. Io ringrazio l'Archeo Club, ci rivedremo venerdì prossimo per gli auguri, noi ci fermiamo ancora per una piccola pausa, grazie maestro. Grazie a voi e un saluto alle voci del castello. E certo. Sarà un grande piacere riaverla qui in studio. A fra poco.